session assolutamente speciale per la seconda puntata di Un Sacco Bello, il format del Napoli femminile con Mulino Caputo, e siamo all'interno del laboratorio di Mulino Caputo, lì dove nasce la farina che poi viene esportata in oltre 70 paesi in tutto il mondo, un'eccellenza della napoletanità, un'eccellenza della cucina italiana. E allora partiamo con quella che è un po' la nostra domanda classica a Eleonora Goldoni prima, a Elisabetta Oliviero dopo. Perché il calcio femminile è un sacco bello? Il calcio femminile è un sacco bello per tantissime motivazioni e la bellezza sta, penso, proprio nello spirito di sacrificio, nella determinazione che percorrono delle ragazze che rincorrono un pallone. C'è tantissima passione che va oltre fattori di entrate economiche, interessi, attenzioni varie, cioè si fa tutto con grande, grande amore. Non è mai facile rispondere dopo Eleonora Goldoni, anche perché li ha toccati tutti gli argomenti, ma perché per te, oltre tutto quello che ha detto Eleonora, il calcio femminile è un sacco bello? Il calcio femminile è un sacco bello perché rappresenta i valori di quello che il calcio era una volta e che ora si sta perdendo per via degli interessi economici e che non riusciamo a intravedere nell'ultimo periodo nel calcio maschile. Noi questi valori li abbiamo ancora e vogliamo portarli avanti sempre. Passione, amore, tanto sacrificio, quello che ci hanno mostrato anche qui in questa splendida visita che abbiamo fatto da Mulino Caputo. Chi era Eleonora Goldoni quando era un semplice chicco di grano? Chi era? Era un piccolo fringuello che manco pensava, agiva per istinto, agiva per questa costante ricerca, no? Di piacere, di felicità in qualsiasi momento alla fine delle nostre giornate. Da allora ad oggi, però. Se dico che invece Elisabetta Oliviero era un chicco di grano duro, vado molto lontano dalla realtà oppure ci sono vicino? Sei vicino perché è rimasto un chicco di grano duro. Io ho iniziato a giocare insieme ai miei fratelli per unirmi a loro, alla loro passione e appunto tutti questi chicchi che si uniscono e creano per me una bellissima famiglia. È quello che facciamo anche noi poi in campo e quello che siamo state, quello che ci unisce, siamo tanti piccoli granelli di farina tutti insieme. E anche una squadra, no? Deve essere talvolta un blend, come magari fanno i pizzaioli, per assemblare insieme delle tipologie di grano diverso. Quanto è importante per te questo tipo di valore all'interno di una squadra? Cioè che ciascuno riesca a metterci del suo e quanto Eleonora Goldoni ci mette del suo per trascinare le altre, soprattutto in questo momento nel Napoli femminile, che è una realtà che ha tanti grani diversi. Io penso sia fondamentale proprio per creare il mix perfetto, no? Per l'output della farina vincente, quello che ogni componente della squadra possa essere se stessa, accettata per quello che è e soprattutto valorizzata per quello che riesce a mettere in campo, in realtà dentro e fuori dal rettangolo verde. Per quanto mi riguarda, cerco di fare il mio, di dare quello che è il mio contributo, che sia supportando una compagna in mezzo al campo, ma che sia ascoltando qualcuno in difficoltà, nelle nostre casette. Penso che proprio questa cerniera dentro e fuori dal campo possa renderci vincenti. Un'esperienza, quella di Eleonora negli Stati Uniti, della quale poi parleremo, che l'aiuta anche nell'essere da cerniera tra le compagne che parlano inglese e quelle che parlano italiano. Elisabetta parla soprattutto napoletano, a dire il Ma in vero. realtà con l'inglese abbiamo Sto fatto passi migliorando, da gigante. secondo me ha imparato meglio Martinez l'italiano di quanto Oh, Elisabetta ma abbia ti imparato l'inglese, sottovaluta? Oh, ma... eh? Torno però sull'aspetto della napoletanità, perché dicevo all'inizio che siamo in un ambiente in cui un'eccellenza napoletana da qui, dal lavoro che fanno loro, che non vedete sono dietro le quinte, parte poi per andare in oltre 70 paesi del mondo. Quanto orgoglio c'è per una ragazza di Pompei, no? Giallo, sono di Ercolano, di Pompei, barra Ercolano, trasferita a Genova e tornata a Napoli, nell'essere una rappresentante di Napoli e della napoletanità in Serie A. È un'emozione fortissima, rappresentare Napoli e l'azzurro per tutta l'Italia in un campionato così importante. È anche una grandissima responsabilità, appunto perché continuiamo a dire che
il calcio a Napoli è una fede, è bellissimo essere riconosciuti per strada, riconosciute. Riconoscono un po' più Sì, di serie. assolutamente, è bellissimo onorare sempre questa maglia, a prescindere dai risultati che sono sicura che arriveranno, e non molliamo la nostra determinazione e andiamo avanti a rappresentare appunto i colori di questa città. Se ti dico che ci manca un chicco di grano per cominciare a fare una bella striscia di risultati, che mi dici? Mi dico che sento che presto questo chicco di grano dirà la sua, si farà Tocchiamo tutti sentire. ferro. Sì, perché si sta lavorando tanto, si sta lavorando tantissimo per cercare di trovare, selezionare i chicchi giusti, no? Per creare questa farina perfetta. Io sono sicura che anche i pizzaioli ne saranno super contenti. Andiamo un po' in cucina. Il dolce preferito di Elisabetta Olivero. La cheesecake. Pensavo dicessi il mio ciccio pancake, Però dai. effettivamente, dato che c'è l'onora Goldoni, posso dire che cucina i dolci benissimo e ciccio L'ho pancake, pagata, e soprattutto con questa farina sono ancora più buoni. E invece Napoli anche, se non soprattutto pizza, credo che ne hai ricevuti un po' troppi di inviti, non li hai potuti esaudire tutti, ma quanto ti è piaciuta la pizza napoletana da quando sei a Napoli? Cioè, io penso veramente non ci siano parole per descrivere la pizza napoletana, lo dico veramente guardandovi negli occhi perché ogni volta che si esce con la squadra a mangiarsi una pizza è una gioia, per il palato, per gli occhi, per tutto, È insomma. una seconda fede la pizza qua a Napoli. Dopo Cioè, il Napoli c'è la dopo il pizza. Napoli c'è la pizza. È incredibile. Quanto invece c'è da parte vostra di volontà di dimostrare che siete innanzitutto calciatrici, cioè che Gianluca Monti, che indegnamente cerca di farvi figurare al meglio dal punto di vista della comunicazione, è soltanto un passo indietro rispetto alla vostra volontà, alla vostra determinazione di centrare dei risultati che siano innanzitutto dei risultati sportivi. Assolutamente sì, noi siamo qua innanzitutto per giocare a calcio, è un onore per noi avere degli sponsor che ci accompagnano durante quest'annata così importante appunto come Mulino Caputo. Sappiamo che fare il calciatore significa anche essere criticati nei momenti difficili perché vengono visti i risultati e non viene visto il lavoro che viene svolto ogni giorno al campo, comunque noi stamattina ci siamo alzate presto. Con Costanza siamo andati a fare allenamento con la stessa determinazione del 20 di luglio, perché non è finito niente e sappiamo che le critiche ci stanno rafforzando da una parte e ci stanno stimolando a fare sempre meglio. Sapete tutte e due che non quest'anno sportivo che va a finire nel Professionismo? 2021, ma nel 2022 c'è l'Europeo, sì. Certo, ma è anche, penso sia un piccolo, grande, grandissimo obiettivo che si ha un po' paura di confessare, ma in realtà sia io che È Betta un quella grandissimo maglia sogno. la sogniamo, l'abbiamo indossata nelle nazionali giovanili. Ho avuto la grandissima fortuna di poterla indossare un anno e mezzo prima del mondiale e penso che sia alla fine il grande sogno di ogni calciatrice, di ogni ragazza che ogni giorno si va ad allenare con una passione indescrivibile, quindi noi puntiamo anche a quello. Prima dell'ultima domanda, abbiamo scoperto che la farina Manitoba è canadese, invece l'esperienza statunitense di Eleonora Goldoni cosa le ha lasciato in campo e fuori dal campo come laureata in nutrition? Sì, laureata in nutrition. I 4 anni. Scusami, non posso farti questa domanda perché No, purtroppo va benissimo. calciatore Io ignorante. sorrido e annuisco. In realtà Siamo una grande coppia comica però, sta eh? diventando una piccola nutrizionista anche Sì, lei, per paura di quello che ti può dire della Goldoni se ti vede mangiare male. del Sì. timore dell'applique. Mi sta È venendo l'ansia. possiamo dirlo, è un po' bugiarda ogni tanto, nel raccontare quello che No, no. mangia. Ah beh, quello secondo me sì, secondo me qualche bugia me la racconta, però no, sta diventando disciplinata. Comunque, Più fuori che in campo, visto che ha già preso troppi cartellini gialli. No, dai, via. Lavoro sporco, lavoro sporco. Giusto così, terzinaccio, questo deve Siete anche fonte di ispirazione per tante giovani calciatrici. Eleonora ha un seguito social molto importante e da questo punto di vista cerca anche di alimentare, no, il sogno di tante ragazzine. Quanto ti senti investita di questa responsabilità? abbastanza, perché comunque abbiamo una figura all'interno della città e spero che tante ragazzine che hanno il sogno nel cassetto come noi
di diventare calciatrici professioniste e di vestire la maglia azzurra un giorno, possano crederci e credere che devono inseguire i propri sogni e che i genitori devono lasciarle tranquille di poter fare quello che vogliono, e giocare a calcio è la cosa più bella che ci sia. E allora inseguiamo tutti insieme questi sogni, diamoci due appuntamenti nel ringraziare Mulino Caputo, nel ringraziare da parte mia Antimo, Carmine, Francesco che ci ha accolti il 1º giugno del 2021, siamo tutti al Capodanno del Mugnaio, ma il 22 Promesso. maggio del 2021 il Napoli femminile dov'è? È salvo, 23. sicuro. Salvo in Vedi Serie che A. lei era più preparata. Non ero pronta a questa risposta perché lo davo per scontato. Evidentemente sbaglio. No, assolutamente Ah, no. Magari ci ok. salviamo anche in anticipo. Grazie a Ok. tutti.